Intanto però sento che il tempo stringe e il derby tra Pizza Margherita e Pizza Sto Cazzo mi comincia a mandare in paranoia. Mi pare che devo decidere se buttare dalla torre mio padre o mia madre. Mi pare di una crudeltà indicibile sta cosa del libero arbitrio. Vorrei un tutore legale che sceglie al posto mio a cui gli posso eventualmente dare la colpa. Però devo far in fretta perché sento che il cameriere già si sta a far rotere il culo. Lo guardo e nei suoi occhi c'è tutto il dolore di una serata in cui 400 persone prima di me non sapevano che magnà, ordinavano 40 cose insieme e ieri mandavano indietro la roba e io sono l'ennesimo anello di quella catena dei rompicoglioni e gli vorrei soltanto di lo so che stai così, lo so che stai qua a servire ai tavoli fino alle 2 di notte e quando stacchi gli amici tuoi stanno tutti a dormire a scopare, a te ti rimani solo da andare a cercare il cocco a San Basilio per restare sveglio a pippà con un collega che te sta pure sul cazzo, ma questo passa il convento se non vuoi campare solo per lavorare e dormire. Io capisco tutto, ma non so che scegliere, anche se sono consapevole che ci sono soltanto due scenari possibili. Scenario A: io ordino una margherita e se ordino una pizza sto cazzo e me la fa assaggiare. Non è buona del più, è la pizza che ha ordinato Gesù Cristo all'ultima cena. Ma io posso dargli soltanto un mozzico perché non l'ho ordinata io. Quindi poi rimango a pensare come ho sprecato la mia vita per la paura di fare certi pasti, ho preferito rimanere invece attaccato alla routine del mio pantano paludoso, distruggendo le relazioni che avevo intorno. Esco dal ristorante e me voglio buttare a fiume. Oppure scenario B, lancio il cuore oltre l'ostacolo e ordino la pizza a sto cazzo. È una merda. Lo sapevo che era una merda, faccio sempre così, mi annoio e mi faccio sedurre dall'ignoto. Ma se la pizza margherita se la mangiano da 4.000 anni, dai tempi di Giulio Cesare, la pizza a sto cazzo la fanno solo dentro a sto buco a Tor Tre Teste da quando ho cambiato gestione, evidentemente un motivo c'è sta. E quindi niente, senza pensarci, per far veloce ordino la margherita e gli dico a secco: vabbè, pigliate la pizza a sto cazzo e poi me la fai assaggiare. Ma che cazzo vuoi? Io ordino fiori di zucca e poi me la tappio a gelato. Stupido che non avevo pensato che l'altra specificità di secco è l'assoluta indisponibilità a qualsiasi mediazione o punto d'incontro. Altra caratteristica che ha in comune con quei cani stronzi che gli dai croccantini per una settimana e non mangiano mai e pensi che c'hanno qualcosa e stanno male, gli devi portare dal veterinario. E poi invece come gli provi ad all'umido si ingozzano come tacchini perché banalmente loro se vogliono mangiare all'umido non gliene frega un cazzo e scendono a patti con te che i croccantini tua. E quindi c'è sto terzo scenario che non avevo previsto, ovvero che mi sono mangiato la solita cosa identica di tutte le volte che vado a mangiare fuori, non ci sono stati colpi di scena e il mondo ha continuato a girare con quella frustrante placidità di come è sempre girato.